della lista di usare il microfono. Mister, buongiorno. Allora, la curiosità credo un pochino di tutti è il battibecco che c'è stato con Palladino domenica. La possiamo considerare una vicenda chiusa? Io l'ho ascoltata in TV al termine della partita, era ancora un pochino così infastidito. Io guardo avanti, guardare avanti vuol dire pensare alla prossima, basta la vicenda, se ci saranno delle cose da chiarire, chiariamo la nostra interna, basta tutto qua. Non voglio parlare perché sono cose che non hanno per me nessuna importanza a livello squadra. Non la voglio considerare nemmeno prendere in considerazione, io parlo soltanto di quello che è il discorso della partita passata, senz'altro, e della prossima, che è quella che conta. Per quanto riguarda la partita passata, e dando un'occhiata anche alle precedenti, c'è sempre questa sensazione di rammarico che il Parma raccolga, purtroppo meno, vuoi per sfortuna, vuoi per episodi particolari, meno di quanto produce. Beh, questo è quello che salta agli occhi, in effetti. Buone partite, però non condivide il risultato, quindi, o perlomeno del risultato pieno, anche se magari se in passato avessimo pareggiato qualche partita in più, invece di perdere fuori casa saremmo stati più contenti. Quindi vuol dire che stiamo facendo qualche passo in avanti da un lato e dobbiamo farlo completamente. Ecco, questo si abbinare alla prestazione anche di 3 punti, abbiamo delle partite in prospettiva da affrontare, cercheremo di più. Fare anche questo. Hai già notizie di Giovinco? No, non ancora, adesso aspettiamo. È il primo giorno, quindi ha avuto una piccola cosa, però senz'altro non è una cosa di gravità assoluta, però insomma vedere come sta nel giro di qualche giorno credo che sia vivo. Leggendo soprattutto le cronache magari di chi il Parma lo vede a sprazzi, le cronache nazionali, diciamo così. Molti hanno diviso i 20 minuti del Parma con Giovinco e gli altri 70 senza. Tu come commenti questa linea di pensiero? Beh, se pensiamo che entri un altro Giovinco, secondo me non c'è. Quindi sono diverse per forza. Se invece pensiamo anche al finale di gara, ha fatto bene, dove abbiamo spinto noi per vincere la partita nel finale di partita. Quindi credo che ci sia. Non due volti, però sicuramente caratteristiche diverse di chi entra e chi esce, quindi è normale che sia così. Ma non sono, secondo me, non è una squadra diversa, è che in un certo ruolo magari sono due cose diverse. Senti, invece, questo è il mio pensiero, nella gara di domenica con Lecce c'è tutto da perdere, perché si gioca con l'ultima in classifica. Il pronostico dice che il Parma dovrebbe vincere. È una gara di quelle da interpretare in modo giusto, con la consapevolezza che è una gara importante, senza frenesie, però insomma, siamo a casa nostra, quindi a casa nostra vogliamo fare bene, vogliamo fare bene con intelligenza, con cervello, come hai detto tu, senza cadere nell'errore di sottovalutare nessuno, ma neanche di essere proprio condizionati a tal punto da non riuscire a giocare. Abbiamo, credo, acquisito la nostra identità, vogliamo portarla avanti, identità che ci premia poco fino a questo momento, però insomma credo che ce l'avamo guadagnati per i punti che sono sfuggiti o che ho perso per l'altro nelle ultime gare. Una costante delle ultime partite è la sua sostituzione, o meglio la sua decisione di portare Biabiani in attacco inserendo eventualmente un altro tipo di giocatore. E ancora non sappiamo se Giovinco potrà essere disponibile o meno per la prossima gara. E potrebbe sostituirlo ancora con Biabiani come aveva fatto? Come potrebbe essere invece qualche altra cosa. Valuterò di sicuro Biabiani si è adatta anche a fare l'attaccante, insomma, quindi l'ha fatto anche in passato. È certo una novità, così come sta facendo molto bene sulla destra, allora senza movimentare chissà quale situazione, se vuoi coprirti nello stesso tempo e ripartire, magari va bene Biabiani, se vuoi invece andare a giocare dentro l'area avversaria, magari va meglio qualcos'altro, dipende da quello che vuoi fare. Comunque appunto nelle ultime partite è stata un po' una costante, cioè lo fa partire sulla destra e poi dopo lo accentra. Siccome un cambio al quale sembra particolarmente affezionato, diciamo così, possiamo spiegare la...
la fiducia. Sì. No, ma perché la partita in corso cambia? Quando vedo determinate situazioni, tipo cominciamo a soffrire un po' sull'esterno perché chiediamo molto lavoro agli esterni, no? Quindi andiamo magari a rinforzare sull'esterno con un giocatore più di quantità di peso fisico, tipo Modesto, spostando variante alla parte opposta, ecco che via via lì diventa un attaccante pronto a ripartire e che da lanciare in profondità. Credo che questo con l'Udinese sia stato abbastanza palese, in altre partite è accaduto, mi sembra una cosa atta a sfruttare meglio le caratteristiche dei nostri giocatori. Per cui si ottengono magari due piccioni in una fava senza togliere un giocatore importante come via Vianini, inserendo magari forze fresche che possono essere forze difensive come nel caso dell'Udinese o forze di centrocampo come nel caso dell'ultima partita. E a Cagliari questa operazione l'ha fatta appunto come al solito nella parte finale di partita, però visto quello che era successo a Giovinco avrebbe potuto forse anticipare addirittura prima, invece ha preferito... No, ha preferito inserire un vice Giovinco con caratteristiche di trequartista, di un giocatore con l'attitudine al gol. Via Vianini stava facendo non bene, benissimo sulla fascia destra, mi sembra che le valutazioni siano state queste. Poi una cosa a cui tengo particolarmente, voglio dire, ma l'allenatore è lì apposta per valutare le cose, credo che abbia un corso della situazione, di quello che vede, di quello che sente, delle condizioni fisiche, quindi se fa delle scelte o le fa in aria, è chiaro che poi, ecco, in questo caso te la spiego, come ho detto l'altra volta, non è che posso alzare un cartello e scrivere faccio questo perché questo, questo e quest'altro, credo che sia abbastanza evidente. Mister, le partite ravvicinate, magari il fatto che la seconda, almeno sulla carta, è un pochino più difficile della prima e anche magari c'è qualche giocatore che deve un pochino rifiatare. Queste cose... Io dico, proviamo a vincere la prima, poi quello che succede con la seconda, insomma, è la prima quella che conta. Se conta molto, è importante, per cui ci teniamo, poi dopo l'altra valuteremo, valuterò, sono di sicuro... Il primo impegno importante di questa settimana è questo. Ma volevo chiedere se magari aveva pensato magari a fare un po' un giro di qualche cambio. Sempre dopo magari, perché prima onestamente mi sembra... Poi comunque ci ragiona, è una settimana di tempo, quindi voglio vedere anche come stiamo, ecco, questo è importante. Scusami, secondo te, perché io ci ho pensato anche a Cagliari, no? Siamo un po' tutti in realtà, cioè. La coppia Flocca-Ripelle può coesistere? Credo che in certi momenti, con certe caratteristiche di partita, con certe situazioni, perché no, nella scartare nessuna ipotesi. Senta, la mia è una curiosità, ci stiamo avvicinando al Natale e i calciatori del Parma sono richiestissimi da sponsor, associazioni, a tutta una serie di impegni e di inviti. Lei dal suo punto di vista, anche storicamente, come si regola? Preferisce mantenere un basso profilo, magari chiedere un minimo impegno da parte dei calciatori? Sembra che i calciatori siano presenti a un paio di situazioni basta e non situazioni serali, tranne una credo che la cena sociale, quindi penso che sia abbastanza giusto, no? È abbastanza normale, per cui mi sembra che la società abbia pensato di suddividere così le presenze, magari impegnando di più quello che è lo star tecnico piuttosto che la squadra, quindi credo che sia stato usato un buon metodo. Altre domande? Grazie.